Bentornati sul canale dell'Arma e questo è il semi report dell'YCS Dortmund 2022. Perché il semi report? Perché questo video non sarebbe neanche dovuto uscire nei piani originali, tra poco vi spiegherò perché. Sa di fatto che alla fine è uscito perché il YCS di Dortmund 2022, il più grande in assoluto in Europa, il secondo più grande in assoluto di tutti i tempi, perché il primo era uno che si è svolto in Florida una decina d'anni fa, 4.000 partecipanti, qui ce n'erano 2.500. Ecco, in questo evento diciamo che ho reso leggermente al di sopra delle aspettative e sono arrivato in finale. Sono arrivato in finale, come avete potuto vedere. In finale ho perso da Vincenzo Rofino, che è un altro ragazzo abruzzese, ecco, lui è un po' più ragazzo di me, a cui vanno i miei più sinceri complimenti. Ma perché? Perché non sarebbe dovuto uscire questo video? Allora, anzitutto il ringraziamento va a tutti voi perché, allora, chiarisco definitivamente la situazione. In molti mi avete fatto i complimenti, gli auguri, nei miei canali social personali, Facebook, Instagram, Messenger, vabbè, quello che è. E io spero di aver risposto a tutti, insomma, se qualcuno è rimasto senza risposta me lo scriva. Ma sicuramente in tanti avrete scritto nei canali Instagram dell'Armageddon Duelist Gaming, però io là non ci sono, non posso rispondervi, probabilmente vi avranno risposto Crocetti o Yuri del Governatore, che ringrazio tra l'altro per il lavoro social durante l'evento, io non me ne sono occupato, perché non ho le credenziali Instagram, uno perché ho cambiato cellulare e due perché io c'ho i tic, sono una persona con tante problematiche. Se io avessi l'accesso ai canali Instagram, come avevo in passato, dell'Armageddon Duelist Gaming, succede che mi arrivano le notifiche quando sto col mio Instagram e mi compaiono sempre gli 1, 2, 3 messaggi privati che poi devo cambiare account. Fine. Quindi grazie anche a voi, sappiate che comunque non, lì non c'ero, ma so che comunque sono arrivati e vi ringrazio enormemente. Allora, perché questo video non sarebbe dovuto uscire? Attenzione, perché il report barra vlog, ma comunque anche report con i dettagli di ogni match vinto o perso durante la Svizzera, c'è già online. È su TikTok, sul canale TikTok, che vi metterò il link nei commenti, il mio canale TikTok personale, ovviamente personale inteso con Yugi, dura 5 minuti e lì c'è il report dove io mi riprendo dopo ogni match, spiego contro cosa ho vinto o perso, contro quale mazzo, poi magari ci sono degli amici a fianco, ci si fa una battuta al volo, come è andato il match, eccetera. Quindi per completezza di informazioni, integrerò alcune chicche sulla top 32 e sulla top 4, perché ho visto che in quel report di TikTok non ci sono riferimenti, perché giustamente soprattutto in top 4 non ci sto più a capire niente. E quindi il report dei match ve lo beccate lì, ci dovete andare, ragazzi. Non mi fate arrabbiare tutti a mettere like al vlog barra report di TikTok sul canale di Uno Pezzo. Su TikTok, appunto. Dobbiamo arrivare a 100.000 like in 3 giorni. Adesso siamo a 60, quindi insomma, datevi da fare. Allora, prima di cominciare in questo video, vi racconterò le mie emozioni. Vi parlerò anche del paio di squalifiche che ci sono state. Insomma, cerchiamo di mettere un po' di pepe, ma vi faccio vedere metà dei premi che ho vinto, perché metà, ma ve lo spiego. Allora, sono arrivato secondo, ci sta una griglia premi. Il primo premio è il tappetino che già un mese fa, dopo il YCS di Utrecht, non vi ho fatto vedere, comunque è quello della Prize Card, la Noterwerther Dragon. Ora, questo tappetino ce l'ho nell'altra casa, quindi qua non ce l'ho il tappetino della Top 64, però così, per integrazione, vi faccio vedere il tappetino di Curicara OTS, che ho vinto all'OTS del 25 settembre a Pescara, e che mi è arrivato una settimana. Quindi io devo ringraziare MS20 per aver svolto un lavoro di coordinazione con la Konami per farmi avere questo tappetino che appunto avevo vinto, ma che ho ricevuto con un mese e mezzo di ritardo, perché ci aspettavo che se ne occupasse la fumetteria che ho organizzato l'evento, apri di cielo. Vabbè, quindi avete avuto una sorta di integrazione. Poi ho vinto la borsa YCS. Allora, è molto bella la
borsa del YCS, la userò al prossimo evento perché là poi vorrò vedere se è comoda, se è comodo portarla. Io, gli ultimi eventi l'ho fatti con la sacca normale, questo ovviamente è veramente scicchettoso. Gli darò una chance. Poi, attenzione, non mi hanno dato il box, perché il box lo danno a chi perde in top 16 e non a chi vince, quindi vabbè, manco il box mi hanno dato. Mi hanno dato la Nintendo Switch con il giochino di Yu-Gi-Oh! Che è Duelist Roses, non lo so. E quello non c'è più, l'ho dato via. Comunque, beh, la Nintendo Switch la conoscete. E infine, per aver conseguito il secondo posto, mi hanno donato questa bellezza qua. Eccoci qua. No, c'è la porta finestra. Cerchiamo di inquadrarla bene. Vabbè, si vede così, ok? Come se fosse in un'altra dimensione, vedete? Another Werther Dragon. Questa carta, questo mostro ha attraversato molte dimensioni, ma può essere visto soltanto dal campione. Molto belle. Se notate sotto c'è la dicitura, questa è la prize card ufficiale della stagione 22-23. Ora, dovete sapere che chi vince il YCS, oltre ad avere, no, la stessa carta, però in rarità ultra, quindi con un valore molto più alto. Dovete sapere che la Ultra ha proprio riportato il nome dell'evento per la quale è stata assegnata, quindi nel caso di Vincenzo Rofino alla dicitura questa prize è stata stampata, tra virgolette, per il YCS Dortmund 2022. Avrei preferito che anche la Super avesse questa sorta di ricordo, così rimane una prize classica della stagione 22-23, quindi ce ne saranno altre. Veniva consegnata al secondo classificato, cioè me, e al terzo classificato che doveva vincere appunto la finalina tra terzo e quarto posto, e l'ha vinta Joshua. Quindi, beh, diciamo che i premi questa volta mi hanno soddisfatto. La prize ovviamente la terrò per sempre, a meno che non vado in bancarotta e magari tra 5 anni è salita. Ok, le emozioni, ragazzi, lo dovete sapere che in un vecchio video ho detto, io gioco a Yu-Gi-Oh! Mi piace Yu-Gi-Oh! Ma non mi diverte, nel senso che io, a differenza di molti altri, non è che gioco per divertirmi. Ovviamente mi diverto mentre gioco a Yu-Gi-Oh! Però per me esiste solo la competizione. Visto che questo gioco fa parte della mia vita da 15 anni e visto che a quanto pare sono anche abbastanza bravo in questo gioco, o c'è il competitivo o io non gioco, quindi nei 2 anni di pandemia ovviamente il competitivo non c'è stato, il Remote 2 non li faccio, fanno schifo, vabbè, è la fiera del cheating. E io dentro di me sapevo che avevo smesso di giocare. Poi cos'è successo? È arrivato il mio soccorso, Emanuele Bertoldo, ovviamente, che saluto, questa volta non ha fatto il viaggio pet-a-pet con me, ha preferito la fidanzata, ma come ti permetti, Lele? No, scherzo, ti saluto e ti voglio bene. Mesi fa mi ha convinto verso novembre dell'anno scorso, no? Io ero andato a un evento per rivedere lui e altri a giaggiare, a fare un judge di un evento non ufficiale, ovviamente non sono un judge ufficiale io. E praticamente mi ha detto: guarda Mario, per avere un mazzo da metodo c'è sempre in Invoked, Salamagna, Alter, vabbè, quei mazzi là, comprati il mazzo pinguino, perché poi vabbè, abbiamo fatto le risa, ho fatto vedere questo pinguino, che posa fa, cioè per scherzare, no? E tu compratelo perché comunque non è il mazzo più forte, mesi fa c'era Sword Soul super forte, però è un mazzo da meta, è un mazzo che veramente fa FTK, tanto non costa granché, compratelo. E praticamente l'ho ascoltato e poi sono uscite le Advent qualche mese dopo e verso primavera ho cominciato a rigiocare a Yu-Gi-Oh! A fare regionali, primo colpo subito ottavo posto, poi terzo posto al regionale di 100 persone, poi ho vinto il Regio d'Ancona, poi nazionale, falso europeo, che non era l'europeo vero, quello d'agosto, l'abbiamo scoperto dopo. Terzo in Svizzera, 64 a Utrecht, adesso questa finale, quindi la passione per Yu-Gi-Oh! È ricominciata, la passione per fare dei video un po' meno, perché comunque purtroppo io quando parlo tanto, infatti sono quasi a 10 minuti, io vorrei contenuti un po' più immediati, più leggeri, per questo che ho deciso di passare a TikTok, ma anche lì non è che è un video al giorno, vabbè, vediamo, insomma, mo, beccatevi il vlog e andatelo a vedere. Quindi sono molto contento di essere tornato a giocare e all'improvviso mi ritrovo in corsa pure per il mondiale. Da come mi hanno detto, Joshua è primo perché ha vinto l'ICS un mese fa e mo ha fatto terzo posto. Io invece ho fatto 64 e secondo posto, esattamente come Tinkabui, quindi siamo lì lì. Quindi mo devo un attimo vedere, devo vedere mo che eventi annunciano, perché
avere la possibilità di andare a giocare il torneino il venerdì del prossimo europeo, dove se vinci due match vai al mondiale. Tanta roba, ragazzi. Pazzesco. Penso che potrei anche ritirarmi se vado al mondiale. Se gioco il mondiale, poi mi ritiro. Cioè, non gioco più. Che altro potrei raggiungere? Comunque, andiamo veloci. Vi integro due report di due match, che sono quello della top 32, perché non si è capito bene com'è andata. Allora, io, dopo aver vinto finalmente la top 64, aver sfatato sta maledizione, ma ne ero sicuro che a sto giro avrei vinto. Giustamente poi, ok, felicità e tutto, però voglio vincere la top 32, voglio sperare di vincere per continuare questa splendida avventura. E ho beccato Hermann Hansson, che vabbè, è un giocatore forte, che giocava Madolce, Shizu, forse anche Nature, ma che ne so. E io, ma questo che gioca? Cioè, gli effetti dei Madolci io li conosco, però sono le dinamiche del mazzo che non capisco bene, cioè la combo che vuole chiudere, cioè, non capivo niente. Vabbè, mi siedo contro questo qui. Parte lui, lancia due dadi, fa 11, fa 6 più 5, e vabbè, ciao. A quanto pare farà campo irribaltabile. Vado io, prima di tirare faccio, vabbè, ho perso, fa lui, a meno che non esca 11. Esce 11, quindi ritiriamo i dadi, lo distruggo ai dadi. Parto, avevo la combo, io faccio normal rovina, effetto, questo concede. Così, non ho capito, vabbè. Evidentemente non aveva autastatua, trappola, credo. Vabbè, mischiamo. Questa volta parte lui, dopo che mischi uno dal mazzo all'avversario, io faccio così. Toc. Cioè, non lo tocco, non lo mischio, non lo catto, niente. Parte lui, passo, porca vuoto che combo e concede, è fantastico. Poi mi ha spiegato un attimo che era tranquillo, ha detto io col cameriere dei Madolci faccio ste scombate, boh, vabbè, ho capito. Poi appena io mi allontano e lui si alza, vedo che tira e calcia la sedia, si arrabbia con gli altri, beh, lo capisco, lui stava tutto, io gioco Madolce e Shizu, capì, così frego il tier zero format, invece poi becca un ignorantissimo Flovander e perde. Vabbè, godo. Poi vabbè, personalmente saluto Federico Megozzi con Pendolo perché è stato molto sfortunato, cioè entrambi sfortunati nel beccarci perché eravamo gli ultimi due che portavano un mazzo non Teara e ha veramente avuto un'idea molto coraggiosa ed efficace perché comunque io ho portato Flovander, qualcun altro ha portato Sprite, vabbè, lì si sa che cioè, sono i mazzi recenti, ecco, Pendulum Dragon Slayer era un po', quindi complimenti a lui, l'ho vinto alla terza prendendo Trappola Pia. E quindi vabbè, top 8 in Fiddle l'avete vista, top 4 contro Erikos Beck, uno dei più forti giocatori greco probabilmente. Lì succede che, oddio, vinco o perdo il dado, perché mo vinco in un modo particolare, praticamente perdo il dado, lui c'ha Teari Shizu, lui parte Merli, 1003, setto counter, passo. Quindi però bellissimo. Io attivo Mina, lui fa counter, però il mostro le rimane lì, attivo seconda Mina e lui aveva millato 3, quindi mi fa quante carte ti sono rimaste? Io ne avevo una in più perché giocavo a 41, lui a 42, però aveva millato 3, bla bla bla. E concede proprio così. Vabbè. Alla seconda vince lui, alla terza parto io, là mezzo misplayo perché avevo terreno, eagle, giudizio solenne e trappola Pia, cioè è una mano che tu non puoi perdere, però che cosa succede? Io faccio terreno, rivelo Eglen, banno Robina, Eglen celle 1, Robina celle 2, e lui fa ok. Quindi io riaddo Robina e addo Empen. Ora, Robina però è l'unico mostro che avevo, quindi io normalo Robina, faccio l'effetto e lui mi fa gamma. Quindi mi ha fregato, cioè nel senso che non evocavo Empen, non riprendevo in mano nessun uccellino, e cioè avevo giudizio solenne e trappola settata, ma quelle non mi fanno vantaggio carte, mi fanno resistere un turno. Quindi io mi sono trovato a top deck, poi ho top deckato, cioè ho resistito il suo turno con Trappola Arpia, ho top deckato due Aliti, con cui ho revelato un uccellino, ho continuato la combo e ho vinto. Però lì la giocata giusta sarebbe stata Eglen 1, Robina 2 da bannato, riprendo Robina in mano, addo Empen, normalo Robina senza attivare l'effetto, evoco Empen, faccio Eglen celle 2, sei talmente idiota da farmi gamma su Eglen per non farmi avere uccellini in mano, di Empen addo Advent, che ne so, qualcosa. Quindi niente, ho fatto questi due rap. Il resto su TikTok ci andate, non mi rompete le balle o altre. Sta tutto là, fine. Infine la squalifica, e allora
parto subito con Tarsitano perché poi passiamo alla superstar. Allora, il povero Giuseppe Tarsitano, che era il suo primo CS, che saluto, era 8-1 con Sprite. Cioè, che anche lì sì, con Sprite, ok, lo conosciamo come Flovanderiz, no, però è un'alternativa anche a Reshizo, quindi stare 8-1 con altissime probabilità di fare top a 3 match dalla fine. E hanno fatto un investigation, squalificato, allontanato dalla location perché giocava con le doppie sleeves, che ho usato anche io al Nazio, si usa anche per conservare un po' la rarità delle carte, quelle max rarity. E alcune erano più in alto di la sleeves che conteneva la carta all'interno della sleeves più grande era un po' più in alto rispetto alle altre, quindi no, tu ti metti più in alto la sleeves rispetto ad altre carte meno importanti. Io qua riporto la versione dei judge, il motivo della squalifica, io non sto a di opinioni mie o che mi ha detto lui, eccetera, io riporto la versione ufficiale dei judge. L'hanno squalificato per queste doppie sleeves che non erano proprio allineate, ma ragazzi, non scherziamo, questo è il suo primo ICS, un ragazzo tranquillissimo, ingenuo come giusto che sia perché era il suo primo grande evento, ma veramente vabbè, poi faccio, cioè, la morale della favola qual è? Mo vi spiego, perché prima parliamo di Sua Maestà il Gran Visir, quell'avanzo di galera di Nicola Villamagna. Allora, a me dispiace umanamente, lo dico anche perché è un mio amico, mo parliamo, capiamo Villa si ritrova all'ultimo turno di Svizzera con il punteggio di 9-2. Affronta un altro ragazzo italiano che sta 9-2. Per entrare nei primi 64, il punteggio per entrare era 9-1-2, cioè 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, perché gli X3 non entravano. Infatti anche un singolo 9-1-2 non è entrato, è arrivato 65esimo. Godo, tra l'altro, è quell'inglese che mi ha battuto al falso euro di quest'estate. Godo tantissimo. Quindi cosa succede? Che Villa, che si ritrova ad affrontare questo ragazzo italiano, uno dei due perderà e quindi starà fuori. Il pareggio è il risultato che conviene a entrambi. La partita finisce in pareggio. A quel punto Villa viene con me a fuori a fumare, eccetera, e quindi stai dicendo, sono contento, questa è la mia prima toppa di CS, adesso Mario, visto che sono forte, io giustamente dico, c'hai ragione. Tempo 2 minuti, e quando lui stava appunto nella sua comfort zone, tranquillo a bearsi del risultato, richiamato in Judge Station, lui e il suo avversario, madò, ci hanno chiuso nella stanzetta. Poi per 40 minuti, quando in realtà la decisione l'avevano già presa, ovvero li hanno squalificati perché secondo loro, secondo i judge, hanno concordato il pareggio, cioè quando un risultato che fa comodo a entrambi. Hanno, che ne so, i judge pensano, hanno giocato lenti, si sono messi d'accordo, eccetera, eccetera, eccetera. Io adesso la verità qua non ve la sto a dire, perché non spetta a me dirla. Mi dispiace umanamente per Villa, mi dispiace per il ragazzo italiano che giocava da poco a Yu-Gi-Oh! Appena iniziato, quindi pure lui era contento, ha fatto top incredibile, pazzesco, e poi l'hanno fatto fuori, e per Tarsitano. Dispiace per tutti e tre, e io voglio dire questo, l'idea che mi sono fatto io. Giustamente o ingiustamente tu fai delle squalifiche a delle persone, però com'è possibile che vengono, come dire, vengono colpite le persone normali che non contano un cazzo, come anche io? Cioè, le persone normali vengono tartassate, no? Mentre quelli famosi, d'altro po' ci stanno alcuni che sono ergastolani, sempre intoccati o per essere bannati veramente devono sparare all'avversario. Cioè, sto concetto di, secondo, ripeto, secondo me, colpirne uno per educarne 100 è un concetto personalmente bellissimo, però è un po' ingiusto, secondo me. Cioè, li sapete quali sono i giocatori veramente? Beh, quel niente. Vabbè, questa è la mia personale opinione, non creiamo un casino, mi dispiace sia per Villa che per Tarsi, che per Emilio si chiama, l'altro ragazzo. E quindi ho finito, siamo arrivati quasi a 20 minuti. Ragazzi, grazie, grazie, grazie. E ringrazio ovviamente tutto il team, ma Diego e Flavio per avermi aiutato fortemente con la lista. E continuerò ovviamente a giocare. Speriamo annuncino un ICS di Milano a breve, magari a gennaio, chi lo sa. E quindi grazie ancora. Voglio far arrivare il video esattamente a 20 minuti, e invece non sarà così. Buona giornata, ragazzi.